Bene, allora, buonasera a tutti e siete benvenuti a questa ultima puntata di Conversare su Console. E proprio oggi, come sapete tutti, il 18 febbraio nel 1983 Console nasceva a Sant'Agata di Militello, a metà strada fra Palermo e Messina. Quindi è una giornata importante, anche giusto che facciamo l'ultima puntata proprio il compleanno di Vincenzo. Quindi, come vi ho spiegato nelle altre occasioni, questi incontri verranno registrati e vi preghiamo allora di disattivare le vostre telecamere e i microfoni e alla fine possiamo anche aprire la conversazione e lì potete tutti voi, se volete, fare delle domande a Claudio. Bene, con queste premesse stabilite, direi che possiamo anche cominciare. 4 settimane fa siamo partiti da lontano, dalla Scozia, con Joe Farrell, nell'area anglofona, diciamo. Poi ci siamo trovati a Milano, luogo esiliato, diciamo, per parlare un po' con Gianni Turchetta. E poi la settimana scorsa abbiamo approdato alla Sicilia con Niccolò Messina. Oggi torniamo a casa, a Sant'Agata di Militello, e l'ospite questa volta è Claudio Masetta Miloni, conosciuto a tutti voi, e Sant'Agatese Doc. Amico fidato di Vincenzo e Caterina, Claudio è vincitore del Premio Letterario Nazionale Sant'Anne Jenny Marsili, Premio Speciale per il Significato della Resistenza, sezione di Poesia Singola, per Sante 4 giugno 2011, vincitore del Premio Poesia a cura dell'Associazione Culturale The Archip nel 2012 e lui è anche socio e fondatore dell'Associazione Amici di Vincenzo Consolo ed è anche curatore il titolo, Casa Letteraria di Vincenzo Consolo, Sant'Agata di Militello presso Castello Galego, curatore del libro di poesie Accordi di Vincenzo Consolo nel 2015 e poi per la libreria Dante e Descartes ha presentato e curato la pubblicazione di Memorie, storie in 32esimo, organizzatore anche delle pagine dedicate a Vincenzo Consolo con il sito web vincenzoconsolo.it e anche la pagina Facebook di Vincenzo e ha anche curato la pubblicazione Vincenzo Consolo, una poesia nel 2020. Claudia, buonasera. Buonasera, Dara. Comunque le domande possono farle anche a te poi. Vediamo, vediamo. Allora, prima Vediamo. di parlare di Vincenzo, delle sue opere, il tuo rapporto personale con lui e con Caterina. Io, perché siccome questi incontri vengono registrati e vogliamo che queste conversazioni anche diventino una specie di archivio di chi ha conosciuto Vincenzo, di chi conosce anche le zone e i luoghi, parlaci un po' di Sant'Agata di Militello, cerca di descrivere questo luogo, come ho detto all'inizio, a metà strada fra Palermo e Messina. E forse questo è uno dei problemi più grossi di Sant'Agata. Noi siamo decentrati da tutta la Sicilia, siamo a 2 ore da Catania, 1 ora e mezza da Messina, 1 ora e mezza da Palermo, perciò siamo proprio equidistanti dai grandi centri culturali o dalle grandi città commerciali della Sicilia. E questo da un punto di vista può essere un vantaggio perché non veniamo troppo sopraffatti, una volta almeno, ora non più perché le autostrade. I treni no, non sono molto ben collegati con le varie città, ci vuole un po' di fatica per arrivare a Palermo e a Messina o altri posti, però le autostrade ci collegano e adesso è molto più facile avere influssi degli altri. Comunque siamo ai piedi dei Nebrodi, catena montuosa che ha prodotto anche molta fantasia a Vincenzo e anche a noi Sant'Agatesi. È un paese dove Vincenzo si dispiaceva per la trascuratezza politica e culturale, tanto che ci furono periodi in cui non c'era una biblioteca funzionante, non c'era una libreria, era uno dei problemi che si poneva a Vincenzo nelle telefonate. Hanno aperto la biblioteca, hanno aperto la libreria, erano domande frequenti. Però piano piano ci siamo riportati a una certa tranquillità da questo punto di vista. La biblioteca c'è, le librerie ci sono.
La cosa che da Santa Catese non lo so, dovrei dire è che non c'è una voglia di fare politica culturale, non c'è questo interesse primario per la cultura del nostro paese, perché potremmo essere il centro dei Nebrodi da questo punto di vista, grazie anche alla presenza di Vincenzo. E anche ci sono anche altri poeti minori come Maria Clara Cataldi, che è sconosciuta nel paese. E c'è pure la frequentazione di Beppe Salvia, uno scrittore morto molto giovane, ma molto ben voluto anche da Vincenzo. Vincenzo lo presentò a Zanzotto, perciò culturalmente potrebbe essere un paese che può dare degli spunti di impegno politico-culturale, parlo io. Invece, come ormai capita in molti luoghi, è la frase famosa è che la cultura non fa mangiare. Secondo me la cultura fa mangiare con più intelligenza, invece, utilizzando anche il gusto e i profumi di quello che scrivevano i nostri scrittori siciliani e Vincenzo, da questo punto di vista. Questo è uno dei miei crucci, quello che non si valorizza molto, quello che abbiamo a livello culturale. E quanto è grande Sant'Agata? Ma come tutti i paesi, c'è un calo demografico come tutti i paesi, anche se è un paese di mare dovrebbe essere favorito, però siamo circa 13.000. Si poteva essere... Questo è il E poi è un paese che, come Vincenzo aveva scritto sulla ferita dell'aprile, è un paese che una volta era un paese di pescatori e di agricoltori, ora è più un paese di cementificatori, pochi pescatori e pochi agricoltori. Non so quanto avrebbe inciso a livello di scrittura il cemento di questi giorni su Vincenzo. Sicuramente una ribellione personale l'avrebbe trasmessa ai paesani. Allora, il tuo primo contatto con cosa è stato tramite la lettura o in persona? C'è da dire che, tanto per citare Ada Bellano, gli spazi di Vincenzo Consolo, siamo a pochi distanti da casa da Vincenzo, io abitavo. Frequentavo il nipote, quello che più frequentavo era Rino, per una questione di scelte ecologiche condivise. Lo conoscevo, lo vedevo, si stava in silenzio quando lui era a casa, nella vecchia casa, perché c'era il giardino arabo vicino a casa. Ti ricordi quando lui parla del balcone che si affaccia, della finestra che vede il mare, i gessomini, le isole Eolie, i profumi? Queste descrizioni, noi giocavamo in quel giardino, però con molto silenzio, perché Vincenzo lavorava, era una cosa che ci dicevamo fra di noi. Poi, crescendo, io ho iniziato a lavorare come volontario al WWF per la stesura del Parco dei Nebrodi. All'epoca ancora si doveva creare questo parco, e lui venne a saperlo tramite Rino e chiese a Rino di potermi incontrare. Fu questa la discussione: dice, come Claudio si interessa di una cosa che interessa a me, non ne dialoghiamo insieme. Io andai a casa con faldoni di carte, di topografiche e cose varie, e da lì nacque un discorso sul parco. E la mia meraviglia, perché mi ha sempre un po' meravigliato Vincenzo, è che lui ne sapeva più di quanto io pensavo di saperne io e tutti quelli che ci stavamo lavorando, perché lui aveva un approccio umano anche nelle cose scientifiche. Lui, e tu sai meglio di me perché ci sei stato con lui all'ammiraglia, lui aveva questa capacità di dialogare con le persone del luogo, i contadini, i creatori di formaggi, di attività come i panieri, tutte queste cose. Lui si fermava un po' a dialogare proprio con loro e da lì traeva spunto e conoscenze sulle abitudini e la vita all'interno del parco. E poi naturalmente poi esprimeva le sue cose anche quando ne parlava, i linguaggi del bosco, sono tutti racconti che nascono da esperienze sue personali con gli abitanti, cioè con l'umanità di questo parco. Da lì iniziò il dialogo principale, poi naturalmente ci fu l'evoluzione del telefono, quando lui andava a Milano mi chiamava per telefono, mi chiedeva come stava andando il lavoro.
Poi scoppiò internet e da lì abbiamo iniziato, grazie a Caterina, non a Vincenzo, perché Vincenzo proprio la tecnologia era una cosa che non gli interessava, non si dedicava molto. Poi Caterina imparò, grazie a Roberto Saviano e le telefonate con me e cose varie, a usare internet. Iniziamo con le mail ad avere i contatti. Poi quando lui rientrava giustamente in Sicilia, scandendo le stagioni, come dicevo io, aveva bisogno di me perché io riuscivo a metterlo in contatto con Milano e tutto il resto dei vari giornali per cui lui si dedicava a scrivere tramite internet. Mandavo io le email di Vincenzo ai vari, cioè si teneva così. Questo fu l'approfondimento. Da lì poi capisci tu, internet, il dialogo, l'idea di iniziare a lavorare sui social. Non fu un'idea mia, fu un'idea di Vincenzo che leggendo sul Corriere della Sera, sai che lui non amava, anche se era un tuo amico, non amava molto la lingua straniera. Leggendo sul Corriere della Sera tradusse Facebook nel libro delle facce. Conosci il libro delle facce? Mi disse. Ho detto sì, guarda, io ci sono sul libro delle facce, io, lì per lì ho dovuto intuire di cosa parlava. E mi ha detto, e che ci fai su questo libro delle facce? Lui già aveva studiato tutto, come sapeva fare lui, senza dire troppo. E dice, beh, possiamo fare una pagina allora. E da lì iniziò la pagina di Facebook e poi il www.vincenzoconsolo.it, perché lui aveva intuito che per essere presenti nei giovani, soprattutto perché tu sai che lui aveva questo amore particolare per i giovani, per trasmettere a loro una certa cultura intelligente, una certa collaborazione, dice: se noi siamo sui social, ci leggeranno. E questo riuscì da un certo punto di vista. E questo è stato il lavoro che poi lui pensò e io e Caterina abbiamo dovuto fare. Soprattutto Caterina, perché abbiamo dovuto lavorare sull'archivio, sulle notizie, sugli articoli di giornale. Chi visita questi due ambienti vede il lavoro che c'è dietro, che poi non è, come dice qualcuno, un lavoraccio di perdere tempo, di stare lì, è un arricchimento personale per me. E da lì sono nati i rapporti umani, perché tu leggi, come tu sai, perché tu hai fatto anche le stesse cose, non portandole magari su Facebook o sul sito. Comincia a conoscere la persona e tutti i suoi punti di vista, perché fra le righe poi si parla del perché nasce un articolo, del perché nasce un racconto, perché è nato. Poi Vincenzo aveva questa capacità di dialogo non so come dire, con me era molto affettuoso nel ragionare di racconto, perché la parola racconto sostituiva tutto quello che poi era il romanzo. Lui diceva: io non faccio romanzi, io racconto delle storie, racconto dei fatti. Poi ognuno può dire come, perché, certe cose lo sai tu come succede. Io non sono, mi piace ricordare che sono un metalmeccanico, non un critico letterario, non lo sono, però metalmeccanico lo sono perché mi interesso di internet e fare funzionare il sito. E quindi questo è, diciamo, il rapporto umano che nasce questa amicizia con loro due. E poi il primo impatto proprio con i libri di cose. Qual è stato il primo libro che hai letto? I libri era così. Io ero un pochettino, sono stato sempre così. Lui mi portava i libri quando tornava in estate. Ne portava più di quanto ne potesse portare, perché li regalava a noi per darli. Io li dovevo dare agli scout e portarli nella sede scout di Sant'Agata, essendo un capo scout. Però lui mi portava le edizioni, magari le riedizioni della Mondadori, gli Oscar e cose varie. Io mi facevo invece trovare sempre con il mio libro. Era una mia cosa personale farmi trovare con un libro, perché io ci tenevo a dire: io la cultura bisogna comprarla, acquistarla. Poi se lui me la regalava era un piacere, però era giusto comprare libri, è giusto comprare libri degli amici e cose varie. Io l'ho sempre pensato e l'ho sempre fatto. Anche quando mi regalano un libro, io me lo vado a comprare lo stesso. Non è perché è giusto sostenere questo modo di fare. Il primo libro è stata La ferita dell'aprile per un motivo. Perché
un pochettino campanilistico. La ferita dell'Aprile parla di Sant'Agata, certo, sì. Ma parla dell'istituto salesiano, cioè lui abitava a 20 metri, io abitavo a 15 metri, perché io ero più spostato verso l'istituto salesiano. Dove ha giocato lui, ho giocato io, il tuo stesso campo sportivo, le stesse scuole, la stessa chiesa, dove lui la descrive il Cristo, il Sacro Cuore che scende i gradini, ancora quel quadro è al centro della chiesa che io frequento con gli scout. Diverse volte quando lui era a Sant'Agata siamo ritornati a vedere la chiesa, la classe dove lui aveva fatto le scuole elementari, mi raccontava gli episodi dei sacerdoti, tutto quello che c'è scritto sulla ferita dell'Aprile l'abbiamo visto, anche l'andare a cercare Punta Lena a distanza di anni, che era quel luogo dove con delle tavole i pescatori facevano surf. Lui andava a vedere queste cose da ragazzino e poi le ha raccontate nella ferita dell'Aprile, però poi siamo ritornati a vedere quei luoghi, perché sai, nel tempo Punta Lena diventa la punta del porto, non esiste più quel luogo magico dove si faceva surf, diciamo così, era uno scivolare con delle tavole di legno sull'acqua, per non parlare in inglese o in lingue straniere. E poi il cambiamento della marina, la famosa praia che diventa una strada, non è più come una volta dove si tiravano le barche in secco quando c'era maltempo, dove le donne vestite di nero accendevano i fuochi per far capire ai pescatori che stava arrivando il maltempo e che lì c'era la riva. Questi pescatori che pescavano con molto coraggio, perché all'epoca era a remi tutto, no? Fra le isole Eolie che noi vedevamo e vediamo, oggi le abbiamo viste insieme alla Salva Galvagni a Tario Stazione, le isole Eolie che noi vediamo, loro andavano a pescare fra la nostra spiaggia e le isole Eolie, dal pesce azzurro al pesce spada. Questi erano dei luoghi che Vincenzo amava visitare. E conosceva queste abitudini, ricordava quella fontana dove loro lavavano le reti o le dipingevano di rosso, perché c'è tutta una lavorazione. Lui si ricordava tutti questi particolari. Poi le cose che raccontava fra la spiaggia e l'interno del paese, gli agrumeti, i giochi, quel gioco dell'otto volante, che era un gioco molto strano che si faceva. Non c'erano i videogiochi ai tempi di Vincenzo, non avrebbe manco giocato con i videogiochi. Queste erano le cose. Il primo libro è La ferita dell'Aprile. Poi quello che amo di più è Lunaria, perché me ne raccontava sempre lui con molto entusiasmo, questa ricerca dei poeti che amavano la luna, Giacomo Leopardi. Mi veniva sempre da ridere, gli dicevo: ma quale libro potrei leggere in questo periodo? Hai finito di leggere Leopardi? Hai finito di leggere Amari? Allora perché cerchi altri libri? Oppure Saramago. Dice: se non leggi questi, perché cerchi altri libri? Mai che mi ha detto: leggine uno dei miei. Però conoscevo un po' uno dei racconti, uno dei primi che lui manco si... non ricordava che era stato il primo, il libro che apre Nicolò, la mia isola è Las Vegas. Quello è un altro libro per dire che io ho amato, perché sono tutti racconti riconducibili un po' a chi conosce Vincenzo, ai suoi luoghi, ai suoi ambienti. Per dire, su Lunaria, oggi ne parlavo con Rosalba, ma c'era un testimone oculare che ci ascoltava, quando lui dice la fontana della Quercia. La fontana della Quercia esiste ancora, si è incontrata a San Giovanni, che era il luogo dove Vincenzo da bambino si rifugiava per evitare i bombardamenti dei tedeschi prima e poi degli americani dopo. Perciò esistono questi luoghi, io a molti li posso indicare della ferita dell'Aprile, però su Lunaria lui, i contadini, che poi sono i veri, quelli che accolgono la luna e la restituiscono alla sua splendore, sono i contadini di San Giovanni che abitano vicino alla fontana della Quercia, che poi è un abbeveratoio per animali enorme. Bello. Questi sono i due libri che più ho letto. E hai menzionato lì, cioè, anche quell'ultimo che è uscito postumo, La mia isola è Las Vegas, che sì. È molto, quello ce l'ho sempre qua vicino. Sì. Nicolò, ce l'ho. tu, allora, ti, perché
ti chiederò di fare anche altre letture, però vorresti leggere qualcosa per noi adesso? Un brano di Vincenzo preso da un libro? Sì. Vabbè, ok. Questo, scusate, io non so leggere molto bene come Gianni Turchetta che interpreta e cosa. Leggerò molto male, ma comunque. Va bene. E leggo Le meraviglie del cielo e della terra, un brano, dalla mia isola di Las Vegas. L'incontro fra il frate e il ragazzino, vero? Una cosa che sembra di aver sentito e visto dai racconti di Vincenzo. In poche parole così. Vitto mi chiamò, Benedetto, e faccio il pastore laggiù, a Ciccardo, alla masseria di Don Bastiano. Ah, Vitto, Bittuzzo, cosa così caruso già travagli? Travaglio da quando ero molto più caruso. Adesso non sono più neanche quanti anni ho. E i tuoi, tuo padre, tua madre? Ah, io non ho padre, non ho nessuno e non so neanche da dove vengo. Io, Bittuzzo, mi chiamo Filadelfio, Delfio, e abito qui da tanti anni. La vedi quella grotticella là? Quella è la mia casa, sono un eremita. Ho lasciato il convento là del paese e mi sono ridotto qua a vivere da solo. Qua, nella solitudine, ho trovato pace. Troppe, troppe cose succedevano in quel convento. E non potevo sopportarle. I miei fratelli sono ora questa terra, questo magnifico bosco e il cielo, questa volta magnifica di sole, luna e stelle. Vieni, vieni qui, accostati, guardiamo insieme questo notturno cielo. Io mi accostai, mi posi accanto a quel vecchio padre Delfio, il quale col braccio in alto e il dito puntato cominciò a dirmi delle stelle, dei loro nomi, Orsa Maggiore, diceva, Orsa Minore, le Pleiadi, la Stella Polare, e Orione, Ercole, Andromeda, Cassiopea. E poi le stelle cadenti che si staccavano da lassù dall'alto del cielo e disegnavano una scia luminosa e si spegnevano. Ah, la meraviglia, la meraviglia. Poi, come se... Poi sorse la luna piena e luminosa e illuminò il cielo intorno. Aggiunse meraviglia a meraviglia. Padre Delfio si mise a voce alta a declamare: Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai contemplando i deserti. Ero stupito, rapito. Mai avevo visto il cielo così. Mi insegnò Padre Delfio e andai via da lui. Poi che era giorno e che era sorto il sole, tornai sempre da lui, sempre, e dormivo là per terra, all'aria aperta, e lui, padre Delfio, mi insegnò dentro la sua grotta, al lume di candela, a leggere il bosco, gli animali, con i loro suoni, a scrivere questo mio ricordo della notte in cui cominciai a leggere il cielo, la luna e le stelle. Cioè, Bravo, bravo. No, no, ma sai perché io insisto sempre, tutti i nostri ospiti devono leggere ad alta voce, perché come sai bisogna leggere Vincenzo ad alta voce anche per accogliere la poesia, il ritmo di questa sua prosa. Grazie, grazie. E poi non pensare che è tutto finito perché ti farò leggere più avanti. Allora, Claudio, non possiamo parlare di Vincenzo senza nominare Caterina, perché sì, questo è il mese consolo, però senza di lei, parlaci tu di lei. Questo è il mese consolo, ma se non ci fosse stata Caterina era mezzo mese consolo, perché molte testimonianze, non voglio togliere niente a Vincenzo, ma voglio, come si dice, unire alcune capacità sia di Vincenzo che di Caterina. Intanto il modo di accogliersi che era stupendo. Io qua ho la testimonianza del lavoro di Caterina perché ho il famoso libro nero che conoscete un po' tutti gli studiosi, perché Caterina credo che sia stato questo l'intento, conservarlo dandolo a me, era convinta che non si sarebbe perso in giro di scatole e valigie varie. Dicevo di Caterina, Caterina era immensa da questo punto di vista, perché io quando poi, a prescindere che fino all'ultimo giorno Caterina mi chiamava, io chiamavo lei, mi diceva devi parlare con Vincenzo perché c'è un fatto che sappiamo solo in pochi. Vincenzo preferiva che io parlassi con lui,
in lingua siciliana. Io con Vincenzo non potevo parlare in italiano, era lui che parlava in italiano, io in siciliano. Tant'è vero che mi veniva sempre un dubbio, e gli amici intimi forse capiranno. Secondo me Vincenzo pensava in siciliano e scriveva in italiano. Lui, io questo dubbio l'ho avuto sempre, non gliel'ho mai detto, però con Caterina questa battuta gli dicevo: vedi che Vincenzo pensa in siciliano e scrive perfettamente in italiano. Io e Caterina faceva: quando siete fra voi santagatesi, io mi assento, così parlate delle vostre cose. Però allo stesso tempo io, dopo che Vincenzo non c'è stato più con noi, e notavo quanta ricchezza Caterina aveva messo accanto a Vincenzo a livello di professionalità, perché curare uno scrittore, pochi scrittori hanno avuto una moglie come Caterina, e si vede da quello che è rimasto, da come nasce il Meridiano. Gianni ne è testimone, Nicolone è testimone, Irene ne è testimone, Darag ne è testimone, e allo stesso tempo Caterina aveva una capacità di unire le persone e farle diventare amiche in nome di Vincenzo. Noi siamo diventati amici grazie anche a, non solo a Vincenzo, ma anche grazie a Caterina, il lavoro che ha fatto dopo, di unione, di conversazione, di telefonate. Mi ricordo quando io quando la chiamavo io, la prima cosa che mi diceva era: Irene, mi ha telefonato anche stasera, stai attento perché Dara, che stai attento perché è uscito questo di Dara, che è uscito questo di Stefano, è uscito questo di Gianni, il poeta, l'amico Iano. Caterina me li teneva tutti presenti in queste conversazioni, perché voleva che io sapessi i rapporti umani che c'erano fra Vincenzo, i suoi amici e lei. E poi, quando anche qualcuno si affacciava alla vita di Vincenzo per fare delle ricerche, mi viene da ridere, perché l'ha presentata Turchetta, Ada, è stata una persona che ha trovato Vincenzo tramite internet. Prima l'aveva scoperto come lettura con Retablo, fu fulminante, come Dara che fu fulminato dal sorriso dell'ignoto marinaio, no? E poi scopre internet, legge la mia mail, mi invita. Lei tutto poteva immaginare, questa ragazza, che fosse ospitata da Caterina. Caterina immediatamente, io l'ho messa in contatto con Caterina, le annunciai di questa ricerca. La grandezza di Caterina accolse questa ragazza, gli aprì gli archivi, la consigliò di tutto, di come fare ricerche. Queste sono le cose che a Caterina bisogna dire grazie per questi momenti. E poi, non lo so, la tenerezza quando parlava di Vincenzo, l'affetto, sono cose che difficilmente trovi in giro per il mondo. Stiamo parlando di una persona, ora che c'è pure Ludovica che l'ha conosciuta e potrebbe confermare tutto di quello che io dico, di Caterina, di questa immensa cultura che stava al secondo posto. Perché lei mi diceva: noi dobbiamo stare sempre un passo dietro a Vincenzo. Non tutte le donne ammettono che un uomo è di questa grandezza, solo chi ha umiltà e capacità intellettuale. Sì, sì. E poi all'inizio lì hai usato la parola immensa, e penso che sia proprio la parola giusta parlare di Caterina in quel modo. Parliamo del futuro, perché tu, come abbiamo detto all'inizio, che tu gestisci la pagina Facebook, ma anche il sito web di Vincenzo, com'è l'indomani? Per il futuro ci saranno lettori per Vincenzo? Ma questa è una domanda da irlandese, no? Perché una volta in una conversazione con un irlandese mi disse: fra 10 anni vedrai cosa accadrà di Vincenzo. E io sono convinto che quell'irlandese aveva ragione. Questo succederà qualcosa di... perché non per denigrare o per parlare male dei nuovi scrittori, ma l'intensità di Vincenzo è difficile da trovare oggi. L'impegno civile di Vincenzo non è a ieri, senza offesa per Leonardo Sciascia, è proprio ad oggi, perché le migrazioni, come le ha
vissute Vincenzo, chiedendo sempre, informandosi sempre, parlando sempre del Mediterraneo, non a caso è stato uno dei primi scrittori di impegno civile a dire che il Mediterraneo stava diventando un grande cimitero. È stato il primo a definire questa catastrofe, mentre tutti gli altri parlavano d'altro, avevano altri impegni. E Vincenzo oggi penso che non avrebbe parlato di Covid, avrebbe dato spunti a come pensare a cosa sta succedendo anche nel mare, nelle varie guerre che si stanno organizzando, a questi poteri. Sono sicuro che in questo momento avrebbe scritto ancora di Mediterraneo, ancora di poteri che cercano con la guerra di non avere quei momenti culturali che ci esaltano, perché se leggiamo, penso io così stupidamente, se leggiamo i poeti russi e gli scrittori russi, non avrebbero niente da in questo momento da pensare a delle guerre, perché ci hanno dato tanto di quelle cose, nella semplicità della scrittura e nella bellezza delle cose di cui si circondavano, che i vari Putin, questi eroi di carta, come li chiamo io, questi guappi di cartone, svaniscono davanti a tanta bellezza. Penso che quello che ci manca oggi è questi scrittori di impegno civile e morale anche. Come fare domande più difficili, eh? Scusa, allora è arrivato il momento di chiedere di fare un'altra lettura, dai. Non lo so, un mio pensiero o una sorpresa, una cosa inedita, decidi tu. Un tuo pensiero. Un mio pensiero è un pochettino così, l'ho scritto lavorandoci sopra per mesi, perché io non sono uno che scrive molto, ma quando scrive poi deve riprendere le scritture. È dedicata a Vincenzo, l'ho scritto proprio così: caro maestro, sono ormai 10 anni e le stagioni sembrano essersi fermate. Il tuo scendere in Sicilia, a Sant'Agata, le scandiva tutte, sembrava l'arrivo imminente dell'estate o il suo trascolorare dell'autunno quando tornavi a Milano. Scrivevi: io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e rigirare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all'interno, sostare in città e paesi, villaggi, luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove, una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so, ma sospetto sia questo una sorta di addio, un volerla vedere e toccare prima che uno di noi sparisca dalle pietre di Pantalica, al Caralifusi, San Marco, D'Alunzio, San Fratello, Portella Femmina Morta, Mistretta, Furci, Scursi, Caronia, Santo Stefano di Camastra, le Pendici dei Nebrodi. Sono tutte schegge, frammenti, sprazzi di una Sicilia visitata, insieme, osservata, ascoltata, raccolta e custodita per farne narrazione, racconto, poesia. Sono pagine di una storia comune, condivisa, che tu temevi sfumassi nella dimenticanza, nell'abbandono, nel silenzio. Per questo mi chiedevi di accompagnarti per paesi e contrade, su e giù per i fianchi dei nostri monti, ricchi di storia umana e naturale, o luogo o lungo la costa, nelle contrade incastonate come piccole gemme tra la roccia e il mare, per raccogliere i palpiti di una terra che temevi fosse sul punto di scomparire. A te poi spettava il compito di trasferire nella scrittura il pulsare di quella vita, di quelle storie di cui ti volevi fare testimone, custode attraverso le parole di quel creato nebroideo, popolato di pastori, contadini, carbonai, carrettieri, autentici plasmatori di forme e sapori. Ricorda ancora l'interesse consapevole con cui apprezzavi le forme dell'umano creare, il canestro olivastro e giunco, il bumbolo di calda terracotta, una fascetta di ricotta profumata, sapevamo strapparti più sincero e vivido interesse. A me lasciavano il privilegio di aver potuto assistere alla tua meraviglia di siciliano, mai stanco di conoscere la sua terra. Nel raccoglimento creativo che inevitabilmente seguiva nella tua casa di Sant'Agata o dalla distanza di Milano, trasferivi al linguaggio la dimensione umana e culturale sperimentata nei nostri pellegrinaggi su e giù per la Sicilia di allora.
Alla lingua, più che ogni altra cosa, spettava il compito di far riaffiorare la stratificazione culturale, le incrostazioni di cui la storia e gli avvicendamenti dei popoli hanno segnato la nostra isola, ripercorrendo i tuoi scritti. Mi soffermo di frequente su questo passo. Azzurro, giallo, rosso, mi regalò mio padre tre cristalli, mia madre tre nastri variopinti, mi dissero partendo, muoviti figlio, agita il ventre, danza a campo raso, nella luce piena e fredda d'ombra, immobile serpente, lungo la notte, dentro la foresta, da lunaria. E penso alla musicalità, al canto della tua lingua, alla gioia. Ingredienti mai riconosciuti sufficientemente nella tua opera, e come non ricordarla, la gioia, quell'emozione densa di stupore per cui accoglievi e raccoglievi ogni nuova trovatura, ogni nuova scoperta che ti disvelasse una pagina della nostra comune storia di siciliani, la stessa gioia meravigliata che ti colse bambino di fronte alla rivelazione di nuovi linguaggi. Fu lei a rivelarmi il bosco più intricato e segreto. Mi rivelava i nomi di ogni cosa, alberi, arbusti, erbe, fiori, quadrupedi, rettili, uccelli, insetti, e appena li nominava sembrava che da quel momento esistesse dalle pietre di Pantalica. Gioia nella tua scrittura era il dispiegarsi pieno e ricco del linguaggio e della sua policromia. Gioia il far risuonare tra le pagine l'eco di parole antiche ma vive, antidoto alla perdita di senso, allo svuotamento, all'oblio. Rosalia, Rosa e Lia, Rosa che ha inebriato, Rosa che ha confuso, Rosa che ha svettato, Rosa che ha roso il mio cervello, si è mangiato, Rosa che non è rosa, Rosa che è datura, gelsomino, balico e viola, Rosa che è pomelia, magnolia, zagara e gardenia, dal retablo, che Calasia. Bravo. Su Calasia devo dirti una cosa, è una parola che Vincenzo amava in modo particolare, perché non lo so, però sembra che sia stata scoperta da lui, è una parola che usavamo noi sui Nebrodi, più facilmente nella zona del Mistrettese, dove lui era andato a studiare, a fare ricerche diverse, anche per motivi di impegno civile, e scopre che questa parola, che viene dal greco, io non sono un grecista, non ho studiato greco perché sono un metalmeccanico, questa bella parola se la ripeteva, e anche Caterina rimaneva stupito, perché lui proprio spiegava che calasia vedere quella cosa, che calasia quel palazzo, quell'albero, quella donna. Che bellezza, in poche parole, era il suo modo di... Senti, ma Claudio, Sant'Agata di Militello, in che modo ricorda Consolo adesso? Non hai un'altra risposta, ma non difficile. Comunque, la casa letteraria è un punto di riferimento per molti. Chi viene a Sant'Agata vuole visitare la casa letteraria. Mi dispiace per i principi che allego, però vale più Consolo quando vengono al castello. Non è che cercano i principi, buonanima, ma cercano la casa letteraria di Vincenzo, che è quel luogo che Caterina, con molta caparbietà, convincendomi a lavorare, perché non è che è facile convincermi a lavorare, mi mise nelle condizioni di trasferire tutto quello che c'era a Sant'Agata nella sua stanza, compresi i mobili, in quest'aula del castello che all'epoca il sindaco, il dottor Sottile, mi concesse, e l'abbiamo riempita di cose di Consolo, libri, oggetti che lui conservava, che raccoglieva, regali che gli facevano di cose etnoantropologiche, sono lì quello che abbiamo potuto portare lì dentro. E Sant'Agata ricorda, è stato pure bello che, questo lo racconto perché fa un po' sorridere, la scelta della piazza principale. Noi, giustamente, provenendo dalla monarchia dei Savoia, che ci sono venuti a conquistare perché eravamo Borboni, dopo l'arrivo dei Savoia, per editto tutte le città più grandi, più belle, dove c'erano le piazze più grandi, più interessanti, bisognava darle a un principe della dinastia dei Savoia. Io sono riuscito, con la collaborazione di alcuni politici,
a togliere al principe Savoia Emanuele la piazza e darla a un principe della letteratura che è Vincenzo Consoli. Un monarca me l'ha chiesto, io ho detto: guarda, meglio un principe della letteratura che un principe parassita dell'epoca, che per giunta aveva firmato le leggi razziali. Ah, non capito. Politicamente penso che Vincenzo, ma questa cosa gli è piaciuta, penso, dalla sua. Caterina era non sapeva come ringraziarmi per questo fatto, però è successo. Ancora oggi non c'è una statua di Vincenzo a Sanremo. Ma abbiamo diverse proposte non lo so, secondo me la statua di Joyce, per esserti vicino, la Joyce di Leonardo Sciascia, si potrebbe avere una statua dentro il castello, perché era il luogo ideale del sorriso dell'ignoto marinaio. Ne parla sempre del castello, della Via Roma, sono luoghi dove lui raccontava che passava e dava le sigarette ai carcerati per andare a prendere il treno, per andare a studiare tutte le mattine, aveva il tragitto obbligato, c'erano le grate. Questi sono luoghi dove una statua di Vincenzo ci starebbe bene. E lanciamo questa proposta, la lanceremo meglio ancora in futuro, però La penso mia è che... più una provocazione, no? Dai, lo so chi sei, dai, un buon irlandese, trabocchettista, per lanciare trabocchetti. Comunque, penso che si può fare, c'è anche Concetto Presti Filippo, Vito Lo Monaco che hanno pressato come idea, l'hanno lanciata in diversi convegni, vediamo se riusciamo a fare questo. E poi leggo ogni giorno di tutte queste belle iniziative che si fa per questo mese Consoli, so che Ludovica ci segue oggi, ma anche lì nelle scuole di Sant'Agata pare che ogni settimana si faccia qualcosa di nuovo. Ci puoi raccontare un po' di queste cose con le scuole, con gli studenti? E grazie a Ludovica e al suo docufilm, perché lei ci ha aiutato in questo, a farci avere questo docufilm. Grazie a Salvino Fidagaro, che in questo momento è il presidente del Rotary, abbiamo lanciato questa idea nelle scuole, è stata accolta dai licei e siamo riusciti a fare 2 giornate con 4 proiezioni con diverse classi della isola, cioè l'isola in me di Vincenzo Consoli, viaggio in Sicilia, curato dalla regista Ludovica. E devo dirti che è stato molto, ma molto seguito, perché io che ho insieme a Salvino siamo rimasti lì con i ragazzi a seguire questo docufilm, c'è stata molta attenzione. Durante la proiezione. Ti dico che ormai è facile capire se gli studenti seguono o non seguono, perché al buio vedi i cellulari accesi, non ce n'erano accesi, perciò seguivano. Infatti con Salvino ci mettevamo d'accordo, dice: quanti cellulari hai visto? Massimo 2 su 40-50 alunni per volta. E perciò la cosa è, magari era la mamma che gli chiedeva dove sei. Però seguivano, è stato bello vedere questo interesse per questo docufilm dove si parla di Vincenzo. Poi Ludovica ci ha ringraziato perché ha visto quanto impegno c'è stato e l'abbiamo realizzato veramente bene. E poi c'è stato oggi, per dire, stamattina ai licei scientifici e classico, c'è stata Rosalba Galvagno c'è stato un discorso un po' diverso. Gli alunni hanno letto diversi racconti che avevano proposto le insegnanti, anche molti presi dalla mia isola di Las Vegas. E da quel punto di vista, da quel lavoro, hanno fatto delle domande. E sia Dario Stazzone che Rosalba hanno dato risposta a questo. Poi hanno letto in modo meraviglioso la parte iniziale di Retablo, gli studenti. Utilizzando il sistema della coppia Isidoro e Rosalia, leggevano e hanno accoppiato a questo una bellissima canzone di Battiato, Storia di due amanti. E non so come, però, tutti hanno detto che questa bellissima canzone cantata dai ragazzi è stata molto, ma molto apprezzata e dice che ci sta con questa lettura di Retablo. Provateci, per vedere, non lo so. Ottimo, no, queste iniziative, specialmente con le scuole, sono importantissime. Anche,
per il futuro di cui abbiamo anche parlato poco fa. Claudio, hai parlato prima di una sorpresa. Allora, io ho avuto la fortuna perché mi incuriosiva molto il discorso che aveva fatto Maria Attanasio a Siviglia. Parlò di Vincenzo Consolo come un grande poeta, ma che non aveva scritto poesie, non sapeva niente, come non sapevo niente neanch'io. Come non sapevo mai. Il telefono? No, è Gaspare Agnello, che non so, forse vuole il collegamento, ma come glielo do in questo momento? Sai chi è Gaspare Agnello? Uno dei fan di Vincenzo di Siracusa, uno che lavora a Pemblea, un animatore, speriamo che capisca che non posso rispondere. Comunque, stavo dicendo, allora Maria non sapeva che Vincenzo, ma non lo sapeva nessuno, perché una volta io gli chiesi e lui mi ha detto che aveva delle poesie però comunque infognate in un cassetto. Il cassetto era quello del tavolo grande dove lui lavorava nel salone di casa a Milano in via Corso Pellicciti. Poi io gliene chiesi una, lui me la diede, poi me ne lesse qualcuna. Nel tempo queste poesie lui le ha volute regalare a me tramite Caterina, gli aveva detto che queste poesie le dovevo avere io. Da qui nascono due raccolte, Le rime e Accordi, che tu hai letto. Sì. Siamo d'accordo? Sì, ti ricordo. In queste poesie, che sono circa 10-12, due, una mi aveva detto Caterina di non leggerla fino a quando lei era in vita, però credo che sia da leggere, anche se è un po' triste, oggi è il compleanno di Vincenzo, però la dovevo leggere il giorno 21, ma non c'è stata occasione, la leggo adesso, se siete d'accordo. I due presenti che io vedo, sia Ludovica che Dara. La poesia stacca, è questa. Stacca il telefono. Stacchiamo il telefono perché è una cosa... No, ma dagli il collegamento, Claudio, così ti sente anche, dai, per questa poesia, gli farà piacere. Vabbè, no? Poi gli passo il link. Staccato. mi viene più facile. Allora, mi porteranno un giorno al mio paese in volo, pesato all'imbarco, delle merci nell'abete, nell'aiuta, sigillata c'era l'acca, l'indifferenza, la crudele distanza d'un sole d'aprile, mentre un uomo muore nel buio di una stanza. Ti ringrazio. Senza parole. Sì. Allora, Claudio, come ti avevo avvertito, abbiamo un po' saltato la Spagna con queste nostre conversazioni e so che qui c'è qui con noi Irene Romer Pintor, una traduttrice, una studiosa su Vincenzo, che gentilmente, gentilmente ci ha offerto di leggere, perché abbiamo letto Consolo in inglese durante la prima puntata, quindi oggi pensiamo di sentire Vincenzo anche in lingua spagnola. Ti ringrazio davvero, Dara, e io volevo dire innanzitutto che mi sono molto commossa sentendo anche Claudio parlare, perché io ti devo ringraziare per tutto quello che hai fatto per Caterina, perché io la sentivo tutti i giorni, telefonavo la mamma e telefonavo Caterina, però io so che tu sei stato, soprattutto dalla scomparsa di Vincenzo, il grande sostegno, l'amico fedele, il fratello, il padre, il compagno, il figlio, tutto per Caterina. Ti telefonava almeno 5-6 volte, 10. Cioè tu, Claudio, io ero tranquilla, ti devo dire, quando una telefonata, una sera mia, mancava, mi sono detto, vabbè, almeno a Claudio, insomma, e l'indomani mi diceva, no? Insomma, dunque, Claudio, io te lo dico sinceramente, sei stato la clé de voûte della sopravvivenza di Caterina dopo la scomparsa di Vincenzo. E voglio raccontare, prima di leggere un piccolo brano di Lunaria, anche un aneddoto per questo rapporto che tu hai detto fra loro due, no? A me anche colpiva molto lo sguardo, che loro si guardavano e senza parole si capivano, era bellissimo. Allora, una volta che Caterina, io andavo in quell'epoca tanto a Verona e
sempre mi fermavo sia all'andata sia al ritorno per salutare loro. Allora Caterina era in ospedale e c'era anche Niccolò Messina. E mi ricordo che abbiamo lasciato Caterina lì in ospedale, io accompagnai loro a casa di Vincenzo, insomma, per salutarci, perché avevo lasciato la valigia, ecco, a casa del consolo, no? E sono tornata, così salutavo, prendevo la mia valigetta e mi dice, e Niccolò faceva gli spaghetti, stava per cucinare a Vincenzo, no? Non so se ti ricordi di questo aneddoto, Niccolò. E allora mi disse salutandomi: sai, mi dispiace non poter, insomma, io che senza Caterina non sono nessuno, sai, mi ha colpito molto questo. Dunque, l'intesa fra loro due che era grande e mi hai commosso molto anche ricordando Caterina, perché pensare a Vincenzo e pensare anche a Caterina. Vero. Claudio, grazie davvero. Adesso, se volete, allora non mi trattengo molto. Leggo un brano bellissimo di un'aria che tutti conoscete, dopo anche la spiegazione di Claudio non c'è più nulla da dire, la parte dove il vicerreno diventa luna, no? Luna, luz, iluminación luminiscente, leve partícula, flor de la alborada, faro del anochecer, falena adamantina, lúpula divina. Cuno cupisciente, oscuro laberinto, labios, mentón, momia indiferente, cura la herida tu melancolía, huye de tenebrosas sombras, nubecillas, atonía, surge, resurge, impera, prefigie pungionem, enarbola el cetro, pater, león, sol que ruge en medio del verano. Lena, lenicula, lema, lavicula, la mula, lemura, mammula, lettula, malia, ma. E qua si vede anche che bisognava anche leggere cosa diceva, aveva detto dall'inizio della prima seduta, Darac, con la musicalità, no? Dell'opera di Vincenzo, che soprattutto si vede in questa sua splendida, bellissima lunaria, che tra l'altro devo dire anche che Tascolo, quando l'ho sentita cantare la lunaria a Barcellona tantissimi anni fa, è stato, dopo la scomparsa di Vincenzo, 2015, è stato bellissimo, bellissimo, bellissimo. Veramente ha saputo anche cogliere questa propria musicalità. Grazie da Arak e grazie anche a Ludovica per questa vostra iniziativa di aver fatto questo mese consolo, dove tutti quelli che abbiamo vissuto, abbiamo amato anche, ci siamo sentiti in famiglia, dappertutto, sia a Siviglia col convegno di Cueva, sia a Valencia con i miei, sia a Milano a casa loro, un po' dappertutto, a Parigi anche, in Belgio, no? Eravamo come in famiglia con loro due. Grazie. Grazie, Irene. Grazie Grazie a te. le tue parole. Allora, Claudio, non so se abbiamo finito qui. C'è qualcosa che vorresti aggiungere o dire? No, io no. Poi. Forse, allora, se questo è il caso, se mi permettete, cioè io preferisco lasciare l'ultima parola a Vincenzo stesso, no? Abbiamo sentito Vincenzo in spagnolo, però c'è un brano che piace veramente a me, se non vi dispiace vorrei leggere da Anzi. Nottetempo, casa, perché è il mio libro preferito di Vincenzo per tutta una serie di motivi. Poi questo brano in particolare perché tocca proprio tutti quei punti su cui abbiamo parlato in questo mese. Allora, leggo, questo dal quinto capitolo di Nottetempo, casa per casa. Quindi per gradi, per lenti processi, discendiamo agli spazi inusitati, dimenticammo l'ore, il punto di passaggio, la consistenza, le figure d'ogni altro, dimenticammo noi sopra la terra, di là della parete, al confine bevemmo il nostro lete. Ora, in questa luce nuova, privazione d'esso e luce stessa rovesciata, frantumo di una lastra, rovinio di superfici, sfondo infinito, abissitale, in nuovi mondi o antichi, in luoghi ignoti risiediamo, o ignote forme,
presenze vaghe, febbrili assenze. Noi neliamo verso dimore perse, la fonte dove si beverà il passero, la quaglia, l'antica lettera sepolta, immemorabile. In questa zona incerta, in questa luce labile, nel sommesso luccichio di quell'oro, è possibile ancora la scansione, l'ordine, il racconto? È possibile dire dei segni, dei colori, dei bui, dei lucori, dei grumi, degli strati, delle apparizioni deboli, delle forme che oscillano all'ellisse, si stagliano a distanza, palpitano, svaniscono? E tuttavia, per frase monca, parole difettive, per accenni, allusioni, per sfasature e afonie, tentiamo di riferire di questo sogno, di queste emozioni. Viene sovrasto un nunzio lampante, una lama, un angelo abbagliante. Da quale empirio scende, da quale paradiso? O risale prepotente, da quale abisso? È lui che predice, assorto e fermo, ogni altro evento, enuncia enigmi, misteri, accenna ai portenti, si dichiara vessillo, simbolo preambolo di ogni altro spettro. Da sfondi calmi, da quiete lontananze, dagli ocra, dai rosa, dai bruni, da strati sopra strati, chiazze di scialbature lievi, da squarci in cui traspare l'azzurro tenero e il viola d'antico parescere. Lo scriva a facce in bianca tunica verginea come la sua fronte, come il libro appoggiato sui ginocchi. Venne poi il crepuscolo, la sera, una sera azzurra e bruna, vermiglia e gialla, con un reticolo d'ombre, di caligini, d'un turbine di brace. E l'ora questa degli scoramenti, delle inerzie, degli smarrimenti, delle malinconie senza rimedio, l'ora delle geometrie perfette, delle misure inesorabili, la sfera, il compasso, la clessida, la bilancia, la luna suscita, muffe, fiori di stanitro, l'ora della luce bianca, della luce nera, sospesa e infinita, oltre sono i foschi cieli, le chiome degli alberi impietrati, gli scuri ingressi degli antri, delle vuote dimore, del volo di vespertili verso della civetta, oltre sono le rovine, che non consumi tu, tempo vorace che non consumi tu, che non consumi. Grazie. Grazie a te. Allora, prima di, se qualcuno vuole fare una domanda a Claudio. Non è obbligatorio. Io non ho domande per Claudio. Ciao Ludovica. Buongiorno a tutti. Scusatemi se riesco ad esserci solo questa volta, è un periodo un po' complicato. Non ci sono domande per Claudio, ci sono dei ringraziamenti come ha fatto Irene, e penso che siano dei ringraziamenti infiniti, perché veramente mantenere un patrimonio con così tanto impegno, io non so per quanti sia stato fatto questo. Quindi veramente c'è stato un legame importante, quindi insomma volevo riconoscerlo. E poi volevo ringraziare anche Darag, perché è stato il primo che alla sollecitazione del mese ha risposto. E mi scuso ancora perché non ce l'ho fatta esserci tutte le volte. Però volevo ringraziarti perché sei stato di un'adesione fulminea. E siccome è stato molto complicato riuscire a raccogliere tutte le energie e metterle insieme per cercare di fare qualcosa di sensato, ho apprezzato molto. E bravi, dai, che siamo stati fortunati, ragazzi. Comunque, allora, voglio dire, no? Siamo stati tutti molto fortunati. Un credo. Privilegio, abbiamo avuto il privilegio, un vero privilegio. Ed è vero, Ludovica, hai fatto benissimo di ricordare anche perché Claudio è quello che mantiene vivo anche in internet, no? Che è fondamentale OGD con queste nuove tecnologie. E quello Claudio lo fa con una generosità anche che bisogna riconoscere anche in pubblico. Grazie, Claudio, anche di questo. Sì. Io parlavo dall'affetto, dal cuore, ma anche. Certo, ha fatto benissimo Ludovica ricordandolo, grazie. Poi è anche stupefacente perché una sì. Così grande dedizione, no? Sì. Io non so quali altri scrittori hanno avuto la fortuna di avere un angelo custode così. Vabbè, basta. Dobbiamo dire una cosa, io sono convinto che c'è un momento della restituzione. Dopo aver avuto bisogna restituire e chi non restituisce non è generoso. Perciò grazie a voi.
che studiate, che approfondite. Ma anche tu studi. No, io studio grazie a te, che tu fai un lavoro, io mi metto e la leggo, Dara, Ludovica che presenta tutto quello che ha presentato nel documentario, va. Una cosa del genere è importante. Perciò penso che tutti quelli che hanno amato, che hanno accarezzato la bellezza di Caterina e Vincenzo, stavolta metto Caterina non perché sono femminista, ma perché mi piace mettere certo. Caterina per prima e Vincenzo, tutti quelli che l'hanno accarezzato questa bellezza devono restituire. Perciò ci dovrebbe essere il prossimo anno, dai, Ludovica, sparati questa, l'anno della restituzione. Bravo, tutti bravo. Devono restituire quello che hanno ricevuto. Vediamo che succede. Magari aspettiamo due anni. Bene, allora siamo arrivati al momento di portare termine a tutto questo. E anche io vorrei ringraziare delle persone. Innanzitutto, mi associo all'idea dell'anno della restituzione, perché chi ha avuto è tenuto a restituire, insomma, no? Chi ha avuto in affetto e in tempo generosamente regalato, bene, nient'altro. Bene, grazie Nicolò. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Ludovica che ha coordinato tutto questo mese consolo da lontano. E è stata lei proprio a mettere insieme tutte le persone e quindi un ringrazio a lei, a Claudio specialmente per oggi, ma anche per il sostegno che ci dà ogni giorno quando apro, come lo chiamava Vincenzo? Il libro delle facce. Il libro delle facce, sì. Sempre grande, una grande. Nuova, ma anche non soltanto durante questo mese consolo, ma ogni settimana c'è sempre qualcosa di nuovo. Cioè, ci sono delle foto bellissime di Vincenzo, di Caterina, e ci sono degli articoli quasi persi da anni fa. E poi è una cosa che mi preme ogni settimana, cioè devo tornare al Consul, leggere Consul, studiare, scrivere e così via. Vorrei ringraziare anche Dario Galassini, che è un dottorando qui a UCC, che ci ha fatto il manifesto per questo Consul. E un in particolare Vincenzo Cotti. Sì, vorrei ringraziare Vincenzo Cottinelli, perché ci ha dato permesso di usare questa foto. Che per chi vuoi interessato, c'è questo bellissimo libro delle sue foto, personaggi, pubblicato alcuni anni fa, che merita veramente. Non c'è solo Vincenzo, ma tanti altri scrittori e personaggi della cultura italiana. Claudio, un attimo. Vorrei ringraziare Irene per oggi, per questa bellissima traduzione, le letture della traduzione in spagnolo, e specialmente vorrei ringraziare Gio Faro, Gianni Turchetta, Nicolò Messina e Claudio stesso, e tutti voi che ci seguite ogni settimana e continuate a leggere Consul. È tutto lì. Grazie a te, Dara, grazie a te. Volevo ringraziare Vincenzo perché è stata una scoperta. Improvvisamente ho visto delle foto meravigliose che lui aveva custodito, e in quel discorso della restituzione immediatamente le ha messe a disposizione di tutti, infatti sono sul sito di Vincenzo. E quelle sono cose che il mio senso di restituzione è questo. Io ho altre cose conservate, Dara, che poi le vedrai. Cosa? Non ti ho sentito, scusa. Ho altre cose conservate che poi metteremo per tutti. E la bellezza della cultura è quella della diffusione delle cose che certo, sono. Certo. Sì. Bene, a questo punto io chiudo. Vai al pub, Daraga. La al pub. Sì. È venerdì. Allora. Gli amici di Daraga.